Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Nel video di oggi utilizzeremo il programma GeoGebra per visualizzare il teorema di Pitagora che dice che la somma dell'area dei quadrati costruiti sui cateti è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Per fare questo, introduciamo subito, soltanto come case study, uno slider, mettiamo in alto a destra. E invece di dare un valore numerico, diamo un angolo ed indichiamo un angolo che va da 0 gradi a 90 gradi per avere un triangolo con un angolo di 90 gradi. Mi raccomando, state attenti in GeoGebra di lasciare il simbolo degli angoli, altrimenti questo pannellino produce un errore. Verificate poi che quando si diminuisce da 360 a 90 gradi, per qualche motivo l'incremento va a 0,5. Mettiamo un incremento dello slider ad 1. Abbiamo realizzato un oggetto slider che al momento non ha nessuna funzionalità, che collegheremo ad un certo angolo. Ad esempio, creiamo un angolo secondo una dimensione assegnata. Assegniamo GeoGebra, sappiamo che ha bisogno del primo punto e del secondo, e poi automaticamente. Vedete che indica il valore di 45 gradi, ma noi non daremo un valore numerico, bensì gli daremo il valore assegnato manualmente dallo slider alfa. Quindi se premiamo questo pulsante indichiamo alfa. Adesso vediamo che si è creato un angolo che è selezionabile con lo slider. Un attimo. Vedete, ridimensionabile con lo slider. Prendiamo le etichette GeoGebra, non sempre colloca le etichette dell'entità. Per maggior chiarezza possiamo anche inserire la griglia e poi dire snap to grid, cioè gli oggetti devono essere fissati agli angoli alcuni si può fare, ecco qua, benissimo, agli angoli dello snap. A questo punto, adesso che abbiamo con certezza un angolo di 90 gradi, possiamo prendere lo strumento poligono e creare il nostro triangolo, sempre utilizzando la caratteristica snap che facilmente ci consente di individuare i tre punti. È stato creato un nuovo oggetto, vediamo qui in alto a sinistra, nella lista delle entità presenti in GeoGebra, abbiamo due angoli alfa beta, poi abbiamo tre punti A, A con 1 e B, tre segmenti A, A con 1 e B, e poi abbiamo un triangolo chiamato poli 1. Questo è un triangolo con un angolo di 90 gradi e due cateti, e vediamo che muovendoci, sempre selezionando la freccia all'interno dello slider, può essere modificato. Ce l'ha eliminato, rifacciamo. Non sempre GeoGebra risponde correttamente. Ed ecco, rifacciamo il nostro triangolo. Adesso noi, semplicemente per costruire i quadrati sui cateti, è sufficiente scegliere poligono regolare ed azzeccare la sequenza dei punti, altrimenti ci costruisce il quadrato sopra il triangolo. Il numero di vertici è 4, vedete, poli 2. Facciamo la stessa cosa con l'altro cateto, poli 4. Adesso facciamo la stessa cosa con l'ipotenusa. Perfetto. Vedete come se ho sbagliato la sequenza, rifacciamo prima il punto A con 1 e poi il punto A. Vedete, noi abbiamo adesso un triangolo con un angolo di 90 gradi con i due cateti. Come sempre, lo slider è in grado di modificare questa figura. Per chiarezza, se noi andiamo, per esempio, facciamo un tasto destro e facciamo proprietà dell'oggetto, noi possiamo, per esempio, assegnare a tre poligoni dei colori diversi. Quindi facciamo al poligono 2 e 3, che sono i cateti, control poli 2 e control poli 3, assegniamo, per esempio, diciamo di fare vedere il nome e il valore per vedere l'area, e poi assegniamogli un colore, diciamo arancione. Vedete? Adesso invece al poligono 4 diciamogli sempre di farci vedere nome e valore, assegniamo un colore che va sul verdino. Adesso in questa maniera qui è chiara la differenziazione fra i due cateti e il triangolo. Vogliamo assegnare ad esempio al triangolo un colore più che ci dia. Vogliamo assegnare un colore più scuro? Eccolo qua.
al triangolo, sì, benissimo. Adesso è facile vedere per i ragazzi che la somma delle aree che è indicata da GeoGebra in 25-25 dei rettangoli costruiti sui cateti è identica all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Infatti le due aree sono 25 e l'area dell'ipotenusa è 50. Agendo sullo slider, vediamo, questo ci fa capire che se il triangolo non ha un angolo di 90 gradi, si riduce ovviamente l'ipotenusa, si riduce l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa e il teorema non è più valido. Questa è una semplicissima dimostrazione visuale del teorema di Pitagora. Grazie a tutti, al prossimo video di Analytics Italia.